Benvenuti visitatori nel sottosopra, un luogo di perdizione dove gli amici inopportuni vengono abbandonati e dimenticati e si trasformano in mostri. Per affrontarlo avremo bisogno di una spada suprema, proprio come questa. Che stupido idiota. Pensavo ci fosse la pioggia, invece sì, faceva schifo. Piove continuamente. Però piove il fuoco qua. Mamma mia, che pisiello che sei. T'ha cagato in testa un piccione focoso. No, provaci anche tu, guarda che io buono. Io devo provarci, ma mica per prendere la pioggia in bocca. Perché vedete lì quel palloncino che ho costruito io? Bello. Perché hai fatto palloncino? Per segnarmi il posto lì. Io ho lasciato. Perché devi segnarti quel posto? Ma stai calmo, cioè, tu casato proprio. Tutto arrogante poi. Mamma mia, adesso vai a finire fuori. No, non mi mandate fuori, vi prego, voglio rimanere con voi. Aia, le botte, aia. Hai proprio fatto irritare subito, proprio così partiamo male. Ma a tutti, io ti prego. Fuori. Amici, cioè, non è giusto. Tu sei qui per darmi fastidio, per provocarmi. Allora sei espulso dall'avventura se devi fare così. Non mi espulgere, Laio, ti espulgo, ti prego. Tutto. Fastidioso. Oh, lì ci sono degli axolotl che io ho trovato. Non sto andando. Andiamoci, infatti. Attenzione andato, però, Fanno schifo però, dai. Li voglio uno anch'io. Aia. Attenzione l'acqua, che brucia. Brucente. Ok. Mi hai salvato, grazie. Anna, spostati. Dove sono i miei? No. Lion, dove sono? Dai, Anna! Dove sono gli axolotl? Dai, te li sei mangiati, erano qua! Anna, no, ma non ci posso. Dai, non ci credo, Anna, dai, li hai presi tutti. Hai fatto il brodo di axolotl! No, sono morti! Che cosa triste! Vabbè, poteva essere bello e invece non è stato per niente bello. Torniamocene a casa con la coda tra le gambe, perché sto mondo è ingrato, a quanto pare. Non scusa, c'è niente. Scusa, troviamo un lago sotterraneo, ci saranno gli axolotl dentro, no? Perché ci bolliscono, muoiono, povere creature, sbruciazzano a morte. Cosa vi devo dire? Acqua è troppo calda. Sono rimasto male anch'io, sono rimasto veramente male anch'io. Ma che ci ma possiamo fare? Ma altri, Lion, ma anche no, tranquillo. Magari, non ci importa. Oggi noi dobbiamo andare nel sottosopra, il posto più segreto che le vostre menti misere possono immaginare. Bene, ma non c'è tempo per piangere, perché il sottosopra ci attende, la dimensione profonda. No, cos'è il sottosopra? È un posto. Io non ne so niente, pericolosissimo, spiegamelo. Che vive sotto il vuoto, sotto la bedrock, sotto, capito? E noi ci dobbiamo andare. E allora andare, non andare. Ci voglio andare nel sottosotto. Però per andarci io so che e abbiamo bisogno di una cosa per combattere duramente. E per combattere due cose duramente ho bisogno. Ci a serve. Me io non c'ho neanche una spada, io c'ho i pugni e basta. Ma no, dai, che fai? Non uccidere i polli. Allora, mi serviva, avevo bisogno di questa cosa. Non li ho uccisi per cattiveria, era una cosa che ci serviva, era necessario. Allora, spade, esattamente quello che ci qui, serve. Guarda qui. Fammi qui vedere di che cosa siamo uniti. È poco, è veramente poco. Cosa ci serve che lo procuriamo subito, immediatamente? Meno male possiamo che possiamo fare le spade. Il signor Lion oggi vi metterà a parte di un segreto che solo in pochi conoscono. E vai, cioè, dici il segreto. Prendo punti, vai. Il segreto della gran spada. Oh, la gran spada! La voglio anch'io. Soltanto tre gran spade potranno esistere. Tre gran spade! Io voglio brandire la gran spada. Anch'io la voglio, ma noi siamo in quattro, quindi esatto. Qualcuno di noi non ce l'avrà. Uno di noi non avrà. Ce l'avrà. Una gran spada in meno vorrà dire che voi dovrete combattervi per ottenere la gran spada. Io sono pronto! Tipo. Sì, sono proprio pronto, col piccone in mano. Tu già mi stai dando fastidio perché stai parlando come un rimbombato e la cosa non mi piace, continui a farlo. Non volevo rimbombarti. Sei niente. Sei fuori dall'avventura. È già la seconda volta che te lo dico. Strike 2 per l'imbecille. Attenzione. Allo strike 3 succedono cose orribili che c'entrano anche con la lava. Anche al 2 vero? Succedono sì, cose brutte. Anche al 2 infatti. Sei in lista per una cosa bruttissima che ti sta per succedere. Che cosa brutta serve? Non te lo posso dire. Adesso però il problema è che ci serve un sacco di netherite per la gran spada. Ma proprio tantissima. Ce l'abbiamo? Più o meno in realtà, Anna. Più o meno. Vieni qui. Oh, è questo? Questo qui. Questo è mitico. Questo è un albero leggendario. L'albero della cuccagna, questo. L'albero delle ma pure la terra della cuccagna. Guarda qua quante netherite c'è per cuccagna terra. Cuccagna un po' dappertutto. Allora, aiutatemi. Dobbiamo prendere. Va bene, ti aiutiamo immediatamente. All'incirca una quindicina di blocchi di netherite, ragazzi. Pensiamo subito. Blocchi? Blocchi. Non lingotti, blocchi. Perché per fare una gran... Vabbè, ne facciamo una. Prima partiamo da una gran spada. Poi, la prossima gran spada, datemi i blocchi che avete preso voi.
voi di netterite e io vi dico se... Ecco, ne ho solo due, amico. Dovremmo averceli, fate vedere un po'. Sì. Sono abbastanza, sono molto più che abbastanza. Anche per due gran spade in realtà sono abbastanza. È la terza però, la gran spada terza. Ah, venite che adesso la creiamo, iniziamo a provarla e vediamo, vi mostro il potere. Quanto è grande, quanto è potente. È molto, 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 molto. State attenti. Ma potente anche. Quanto da 1 a 20 milioni? 20 milioni proprio. È la miseria. È importante, siccome ha una potenza di fuoco assurda, che voi vi allontaniate molto dalla zona di creazione della gran spada. Potenza di fuoco nel senso che dai fuoco, no? Perché qua abbiamo ricostruito un po' di volte. Esplode tutto proprio allora, questa. Butto una spada di ferro che è la base per la gran spada. Poi butto una piuma e poi 1, 2, 3, 4 e 5. Aia. Wow, cosa succede? Che succede? Forse non erano 5. 6. 7. Forse erano 10. No, 10 lingotti di netterite mi sembra eccessivo, scusa. Allora, piume, lingotti. Ma io ma sono il numero giusto di piume messo? Perché non funzionano mai le cose che io voglio fare? Cioè, sta cosa dovrebbe è... funzionare questa cosa qua, però sì, perché sì, tu sei sì. un mago un po' scarso. Cioè, perché non ti documenti bene prima. Ma se tu fai così io ti caccio via. Non ti conviene. No, ti prego. Eroico. Sono stato eroico. Perché sembrava che fosse impossibile da craftare e invece io ci sono riuscito. Ci sei riuscito, ci riesci sempre. Ma sei il mastro fabbricatore delle armi. Vi ringrazio di molto. Allora, per un attimo l'ho fatta. Quello era uno spoiler. Ma la coda dell'occhio l'ho vista. Allora, faccio vedere da qui prima. Si chiama The Anime Sword. Anime Power 5. Attack damage 100. Fortissimo. Cosa? No, 100? Questo è attack 100? Speed. Attack speed 100. Attack damage 7 solo. Poco 7. Quindi non so se è buona, bisognerà provare. È molto buona. 100 attack speed. La mia c'ha 1. Proviamola su, Chico. Ma prima di tutto, mostriamola questa spada gigante. Esci la spada. Wow! Ma arriva fin qua. Da me arriva. Guarda. So long. È bellissima. Long John long. Big. Veramente grande questa spada. È pericolosa. La butto un attimo in terra. Voi non azzardatevi a toccarla. È solo non per guardarla. Guardala quanto è bella. Colossal. È enorme. Big. Very nice. Mi piace. No, allora ha senso che ce ne sia una sola. Bene che ce ne sia una. Allora tre. Adesso vi spiego perché non sono riuscito a farla prima. Perché praticamente io sono andato lì con la spada di ferro che era giusta, con la piuma che era giusta, rappresenta la velocità, e con 5 lingotti, 5 blocchi di netterite. Era in realtà più o meno giusto. Era però invece erano un po' di più. Ne servivano 25, quindi noi abbiamo dovuto svuotare l'albero della cuccagna da tutta la netterite. Anche qui vedete, è rimasto un albero della cuccagnina, molto triste. Però è stato sufficiente per creare una di queste spade dell'anime. Adesso è arrivato il momento di provare però la spada. Vediamo un po'. Non su di me, ti prego. Dai, no, non sono un valido. Qualcuno si deve offrire per fare da test. Per forza. No. Ma guarda, la scelta è o te. Anna no. Ma ci sono anch'io? No, tu no, non mi piacerebbe ucciderti in così. Va bene. Allora, mettetevi uno accanto all'altro, che io decido. Dunque, Barabacci Cicocco. Attento, c'è un ognomo toccone. Un ognomo toccone, usa su di lui. Ecco, vedi qua. Oh, è resiliente l'ognomo toccone però, Non era abbastanza. Si bene. Ok. Barabacci Cicocco, due fessi. Non voglio morire io, ti prego. Uno è Stumbo e l'altro è Strombo. Proviamo sullo Strombo. Dai, allontanati. No. Allora, grazie, sì. Pronto, vediamo. Urca. Oh, che hai fatto? Quanto hai saltato? Ma è la spada? Di sicuro brutto. È la spada e noi non possiamo saltare in quel modo. Però bam. Non t'ho preso. Bam. Non t'ho preso. Vieni più vicino. Ok. Bam. Ecco qui. Ma non è morto però. Allora? Beh. Pensavo di peggio sinceramente. Aia, basta. Ma ricordati che ha tanta attack speed. Devi approfittare di quella. È morto. Guarda lì. A quanto ti ha fatto, scusa, peone? Ha fatto tutta la metà vita. Ma è così buona però. No. Devi farlo molto vicino perché lo stato si allunga. Aia. No, fermo. Devo fatto metà vita anche a me. Vedi, devi fare. Basta. Vabbè, però non è così buona come pensavo, c'è tutta dimensione. Sì, ma una spada normale tu devi aspettare che si ricarica, poi ricolpisci. Invece quella fa ta, capito? Possiamo puntare a sormontare le persone. Non prenderla. Ma secondo me mi sono allontanato. Allora, mi viene il dubbio che questa spada non si possa potenziare perché questa dimensione è colossale. Cioè, secondo me mi corrisponde anche a dei poteri e non li vedo, quindi sicuramente ci sono, però
Però, siccome tutti stanno aspettando il nostro ingresso nel sottosottosopra, io direi... Sì, anch'io voglio entrare nel sottosottosopra. Ok, anche perché c'è un boss lì dentro, dobbiamo sconfiggerlo. Dobbiamo steccarlo e prendere le sue cose, sì. Non siamo abbastanza pronti, secondo me. Te lo dico, anche con questa spada super gigante. Anche io ho i miei dubbi, eh. Però magari si potenzia al momento del bisogno. Di solito negli anime funziona così, no? Diventano sempre... È vero, inizia a illuminarsi. Tu voli, sei un pazzo e uccidi tutti. Guarda, già salti tantissimo. Questo è un potenziamento. Sì, quello è bello, però non è proprio utile. Vabbè, dai, andiamo. Vediamo che cosa succede. Siete pronti voi? Tutti prontissimi. Prontissimi. Ok, allora entro prima io e voi mi raggiungete. È difficile però entrare. È molto difficile così se salti. Ok, ci sono. Sono entrato, ragazzi. Arriviamo, amico. Che posto è? No, siamo nel sotto sotto. Oh mio Dio, ma è bellissimo. Beh, allora, come bellissimo. Bellissimo non tanto in realtà, è tutto un po' verdognolo, tutto un po' buio. Ricordatevi che sopra di noi adesso, si vede dalle particelle, c'è il void. Noi siamo sotto al void e perciò sotto che la così. Che siamo, aiuto. Molto pericoloso. Cos'è quel coso? Non lo so. Li vedo, sono dei piccoli abitanti del sotto sotto sopra. Cosa dobbiamo fare qui adesso? Dobbiamo cercare il boss del sotto sotto sopra. Venite con me, amici. Seguite i miei passi. Ma chi l'avrebbe mai detto che in questo mondo misterioso ci sarebbero stati dei vecchi che fanno... Infatti sì, ma è lui allora! Io pensavo fossi te! E questo qui, lo vedi? Questo signore anziano col naso molto lungo. Ma sembra un fauno! Eh? Un fauno! Ma la smetti di dire parolacce, brutta volgare. Non è una parolaccia, è un uomo capra, capito? Questo pensava ma non ha capito nulla. Io brandisco la mia... Cosa? Che cos'è? La mia spada è diventata superiore. Ve l'ho detto che si migliorava piano piano. Evoluta. Sì. Adesso. Magari capisce che siamo in una dimensione difficoltosa. Magari è perché stai combattendo e quindi diventa più potente. Combatti quei pesci. Va bene, io me la cavo. Questi entrano di brutto. Stai, guarda, quanti tu. Chi l'avrebbe mai pensato, tutti quanti. Che questi, sotto il vuoto ci sarebbe stato tutto ciò. Pesci, piante, erba, blocchi, minerali, di tutto. Guardate qua. È bellissimo qua. Questo posto. A me piace un botto. Fa pochino qui, non brucia. Però, attenzione, esatto. L'acqua è sporca e fa male. Perché è tipo liquido del void, quindi è molto pericolosa. Però stavo guardando che lì lontano ci sarebbe una specie di tipo un dungeon, sembrerebbe, e secondo me potrebbe essere la tana. Vogliamo del boss. Vogliamo entrarci? Secondo me possiamo andare, eh? Direi di sì, eh? Quindi avviciniamoci. Non è pericoloso, cioè tu c'hai lo spadone, ma noi no. Attenti a quel tipo circospetto, eh? Perché lo vedo bello. Occupatene tu. Cos'è? Schifo, Lion, cos'è? Quello schifo? Mi butto a pesce, ragazzi. Vai, butta tu. Vabbè, si chiama The Masticator. Mastica questo, Lion, attento. Non mi avvicinate che rischio di colpirvi con la mia spada possente. No, siamo indietro. Mangia la mela. Ti mangia sicuro, attento. Mangia la mela. Salta via. Tranquilli, me la cavo, lo mastico. Dai, manca pochissimo, l'hai quasi steccato. Ti mastico io. Che potenza. Ho preso delle scaglie masticate. Non so se è buono, però. Si può fare qualcosa, eh? Buono. Venite, entriamo a vedere se qua dentro c'è qualche tesoro prezioso del sotto sotto. E ma poi ci sono molti vecchi qua, potremmo riandarcene nel sopra sopra una volta preso tutto quello che c'è qua dentro. E magari ci sarà anche qualcosa per risanare la superficie, che ne sapete voi. Però. È vero, magari c'è qualcosa per far tornare il fresco. Tu devi smettere. Non brucia, tu stai magari dando un fastidio che non hai idea. Basta. Me l'hai detto colto, scusami. Allora, mi metto qui dietro, guarda, mi seguo da dietro. Zitto, fuori dall'avventura. No, scusa. Magari se lo viene a mangiare Masticator. Speriamo, vai su. Va bene, sono su. Zitto, allora, da soli. Zitto. Oh, qualcosa mi ha inseguito. Ma che schifo. Che schifo. Cos'è? Oh, ma cosa sta succedendo? È una lumaca, era. Non è che era così spaventosa, eh. Dai, andiamo. Che era schifo. Oh. Mozzicava quella cosa. Attenzione, perché ci sono delle puzze in giro. Vedete, non so se esce. Aspetta un attimo. Puzze strane. Brutto, puzze brutte sono, come le tue. Sì, puzzavano, mi sa che ti prendevano fuoco addirittura. Aspetta. Dai, attento. Vedo, ci sono dei brutti cristiani qua in mezzo. Però... Oddio, attento, dietro. Si fanno, si fanno. C'è pieno di verga, pieno di bestie. Guarda, io ho imparato una cosa nelle mie lunghe esperienze. È pieno, sono pronti. Rompiamo gli spawners, bravi. Ecco questo pure, vai. Vai! Sveglia! Aia, che schifo, basta! È pieno zeppo, Lion, che facciamo? Aiuto! Ok, io vado, io lo sgombero e voi rompete gli spawner. Vai, Alex! Vado a rompere quelli davanti! Vai! Mi rompo io questi qua! Vai, bravo! No, ma Lion, è pieno di spawner! Almeno per ogni istante ce ne stanno tre! A grandi pericoli corrispondono grandi tesori! Morirò! No!
Ci vengo io. Vai, Anna. Rompi gli spawner, Anna. Vai, tutti e due, brava. Fatto. Ok, attenta dietro. Perfetto. Bravissimi noi tre. Ci sono un botto di casse comunque, tantissime. E ci sono delle cose dentro, delle shard. Secondo me queste si possono usare per craftare qualcosa. Che c'è? Vieni qua immediatamente. Torna indietro. Che? Cos'è quella a fare? Guarda là. È bruttino, Te. Sì, lo vedo. Però vedete che senza Cico va tutto molto meglio. Fa proprio schifo quello là. È vero, è più tranquillo, c'è meno caos. È più silenzio, è calma e possiamo fare tantissime cose. Sì, tu ti rendi conto, brutto peone imbecille, di quanto sei dannoso per il resto della società? Sì. No, amici, vedi che sono utile quando non ci sono. Zitto! Qualcosa sono utile. Zitto, quando non ci sei, sei utile. Quindi non sei utile tu, è utile la tua assenza. Renditi conto. Vabbè, almeno qualcosa. Sì, non è una consolazione, non lo è. Devi dire solo scusate per quanto faccio schifo. Ecco che cosa devi dire. Scusate per quanto faccio schifo. No, dai, che no, sei adesso bravo. Mi fa tenerezza però. Ma a me no. Andiamo contro la morte. Venite che è tutto più tranquillo di quanto pensate. Basta che rompete gli spawner. Secondo me queste shard, queste schegge che danno questi mostri possono servire a qualcosa, ne è pieno. Sono caduto, aiutami Lion. Mi dispiace che sei caduto a me. Cioè, proprio tanto. Che cosa orribile. Speriamo che ti salvi, infatti, perché io. Sì, ma mi sono salvato. Ah, no, non ti preoccupare. Meno male. Sentite, qua in giro sembra un po' tutto uguale. Possiamo tornare indietro e ammazzare quel boss che mi sembrava interessante? Magari c'ha qualcosa. Sì, dobbiamo andare di qua e girare a destra. Di qua, era di qua, Lion. Ci siamo persi, è un labirinto. Quando mai? Però è vero, è un labirinto. Chissà, magari dentro in fondo dove c'è il boss ci potrebbe essere qualche tesoro prezioso. Qualche spada. Il boss. Di qua, eccolo di qua. Anche di là c'è dell'altra roba, però prima ammazziamo questo qui. Tanto non penso sia forte contro la mia spada gigante. Vai, seccalo, io uccido Mastigaton con quella. Mo ti smonto, zio. Te, è forte, un pochino forte. È tipo un Iron Golem però dell'abissone. Bravi, sembra molto più grosso. Rompe le cose. Rompe le cose. Ok, è andato giù però, grazie alla mia spada. Questa non perdona, porca miseria, bella potente. Ha dato qualcosa di buono? Sì, delle altre scaglie, dei lingotti maledetti. Ce ne sono altri comunque, ne ho visti indietro. Altri di questi brutti lunghi? Sì, altri di quelli grossi. È pieno di roba anche qui, però attenti, perché alla fin fine la mia spada si stanca. E mi stanco anch'io, rischio di morire. Andiamo a togliere subito gli spawner allora. Vai. Mi ha rotti tutti e due, però moriremo. No, non succederà niente, tranzollo. C'è altri lingottini, possiamo prenderceli. Andarcene, non mi piace rimanere qua, possiamo andarcene, sì, tra poco ce ne andremo. Voglio prendere solo le ultime cose. Abbiamo tutto un set completo di queste armi strane di questo mondo maledetto. Ma per caso c'è anche un'armatura, qualcosa? Secondo me sicuramente c'è qualcosa, cioè, abbiamo queste shard che possiamo farci qualcosa, Allora Alex, inizia a scavare, usciremo scavando. Secondo me facciamo bene. Ma se vuoi ti porto all'ingresso, ma se io ho detto che voglio fare una cosa, perché tu devi rompere le palle? Perché magari vuoi avere la vita facile. Perché tu devi dire un'altra cosa, Perché? Guarda, è già arrivato. Perché? Perché? E perché adesso ci perdiamo? Come troviamo Cico? Vabbè, ma non è quello l'importante. Guarda, a me è proprio la mia prima preoccupazione. Cioè, io non vedo l'ora. Amici. Io non vedo l'ora di ritrovare Cico. Guarda, guarda, è lì. Dove però, siete? Ecco, facciamo finta di niente, andiamocene lo stesso. Vinto, andiamocene. No, lascia perdere, guarda. Stai tranquillo che torneremo a prenderti un giorno. Prima o poi, tu aspetta lì, fermo. No, dai, poi diventa tipo uno di sti vecchi caproni. Ecco da dove arrivano. Sono amici di altre persone che facevano talmente cagare che sono stati lasciati indietro. Abbandonati. E hanno cresciuto le corna e il naso lungo e sono diventati anziani e brontoloni. Ecco il tuo destino. Devo dire che il sottosottosopra è una dimensione un pochino sopravvalutata. Ecco, queste sono le cose che abbiamo ottenuto dalla nostra triste esplorazione. Insomma, cioè, le armature nostre sono più belle di queste. Guarda qua. Sì, è vero, guarda che cosa orribile quella blu. Queste sono dei Power Rangers. Sono un po' tristi, effettivamente. Però c'è anche qualcosa di buono, vedete? Cosa vuoi tu? Ti prego, dai, è rossa, la voglio. Ma è più rossa della di mia. Quella lì. Ma guarda che più rossa la tua. Adesso può ranger un po'. Ma cosa sei? Ma vai a pascolare, va. Vabbè, dai, ma perché? No? Però questo scudo è. Quello è epico. Questo è bello grosso, dai. Sì, un po' inutile, però bello. Poi bello. C'è l'armatura del masticatore, che era quello che abbiamo masticato. E questa qui è buona, cioè discreta, un po' bella. È molto bellina, Se mi dai un pugno, vedrai che ti torna indietro molto danno, vedi? In verità non mi è tornato niente. Aia, adesso sì. Ah, non lo faccio più. Un po' misera comunque. Cioè, non è che mi rende molto felice. Bruttarella. Aspetta qualcosa di più bello. Poi, molto bello ancor più. Abbiamo trovato tutte queste shard. Poi una torta del sottosotto. Che è molto buona. Torte.
e non di meno un disco musicale che adesso ci daremo bello ad ascoltare, eh? Venite tutti vicino, molto bello, sentite, bellissimo. Suoni del sotto sotto sopra. Non è del sotto sotto sopra questo! Toglilo! Toglilo! Sembrava molto bello però! Ma che cos'era? So... No, non era così. E qual era questa, scusate? Era un'altra, cioè, ma secondo me è meglio non metterlo, non si sa mai, capito in che senso? Ho capito qual è, mi sa, È meglio di no, effettivamente. Ma gli assomiglia, ma non è che è quella. No, secondo me questa qui è roba copyright, d'altro che sotto sotto sopra. Questa è copyright. Non buono, non buono, malissimo anzi. Brutto, brutto posto. Sotto sotto sopra, 0 su 5 stelle, non ci tornerò mai più. Talmente da, togliere tutto. Bruttissimo. Sì, sì, ma è stato orribile, questo, non ci andiamo mai più. Io ho capito che cos'era. Era un posto per le persone che nessuno gli vuole più bene, tipo lui, che tutti lo hanno scacciato via, che nessuno ma lo vuole più con sé. Ma perché non l'abbiamo lasciato là? Perché è uscito da solo. E secondo te io gli dicevo dove era uscito. Apri tipo il portale, cacci le persone che non vuoi e via, capito? Lasciatevi qui, amici, fidatevi, non disturbo più. Però non rimandatemi lì dentro, fa schifo, tutto buio. Ma ci saresti di trasformato in uno come quegli altri nasoni. Sarebbe diventato un bel caprone. Non mi piace a me farlo, non mi piace. Con la solita che tocca a però terra. Però dai fastidio, qui, cioè... E così... allora mandami nel Nether, ma mica nel sotto sotto, secondo me è lì che devi stare. Ormai l'hai rotto il portale, non posso più andarci. Vabbè, posso rifarlo, cioè c'ho anche la gemma. No, non puoi, è illegale, non puoi farlo. Ma sì, vai, tu ci entri, guarda, facciamo così, questo è un patto tra me e te, un patto breve per anime che tengono fede alle proprie promesse, capito? È importante tenere fede alle proprie promesse. E io cosa ci guadagno? Tu ci guadagni che... Un nuovo aspetto, diventi un caprone che fa un... Vai! Ci vediamo. Beh, solo questo. Bene. Una fortuna. Ale, niente. Dai, andava fatto. Si è spento. No, si è spento. Ma come mai? Strano. Allora, adesso non noi non abbiamo fatto niente. Noi adesso facciamo una ricerca per capire come mai si è spento. Deve essere un cataclisma. L'avete spento voi. Ma, non ti preoccupare, ti salviamo. Alex, spento l'hai spento tu. Dimmi quello l'hai che... spento. Io non ho fatto niente. Anna, tu sei stata tu a spegnere. No, guarda, è qui tutto intero. Tutto intero, si vedo attraverso. Ma che schifo. No, è pieno di gente col naso super lungo. Adesso diventi anche tu, tra 5 minuti vedrai, ti guardi allo specchio e sei come loro, con le corna e il naso lungo. Buona fortuna, ci vediamo un'altra vita. Adesso guarda, risolvo io. Sì, ciao.